Posso fumare sigaretta? No, non può fumare. Posso fumare? Posso fumare? No, non può fumare. Posso fumare sigaretta? Non può. Può guardare in camera. Quella camera? Certo. Devi riprendere per forza? Sì, è necessario. Come si chiama? Come ti chiami? Come ti chiami? Come mi chiamo? Come ti chiami? Gino. Mi chiamo Gino. Mio nome è Gino. Gino, tutti mi conoscono. Gino, io mi chiamo Gino. Da quanti anni vivi qui? 4 anni. 3 anni. Non guardare in camera. E da dove vieni? Tunisia. Il mio paese è Tunisia. Tunisia. E come sei arrivato qui? E come sono arrivato? Sempre questa domanda. Come siete arrivati? Quanti eravate? Avete pagato? Siamo arrivati. Ho preso l'autobus e sono arrivato. Semplice. Tu vai, io vengo qua. Il problema è un altro, no? Non sono io. E voi dovete risolvere il problema di mio cugino. Non fare 200 domande. Non mi interessa. Io voglio sapere se voi potete aiutare mio cugino. Come sei arrivato qui? Come sono arrivato? Ma perché fai queste domande? Ma è scritto così sul foglio. Come sono arrivato? Come? Con barca, tutti quanti, barca, pagato soldi e arrivato. Perché sei venuto qua? Il mio cugino ha avuto un problema e voi dovete risolvere. Ho già detto prima, quante volte devo spiegare? A te sicuro che poi ultima? Perché ho già spiegato a 10 persone prima di te. E che è successo? Che è successo? Adesso scrivi, riprendi. Che cos'è? Interrogatorio questo? Che tipo di incidente? In camera. Allora lui... Questa camera, perché questa camera? A me non serve, io devo parlare con te, no? Che cosa è successo a suo cugino? Mio cugino ha la pressa, sempre a fare pressa, pressa, poi si blocca, allora lui aggiusta. Quando si aggiusta, riparte. Una volta è partito prima e lui braccio bloccato, qua gomito bloccato, tutto bloccato. È stato quasi morire. È un lavoro pericoloso? Non pericoloso, però se blocca pressa è pericoloso, sì, pericoloso se blocca pressa. Mio cugino lavorava qua, è arrivato dopo di me, è venuto qua a lavorare in fabbrica con me. Eravate in regola? Io ero in regola, lui stava facendo carte, però è successo incidente. Quando è successo incidente lui non più in regola. Puoi risolvere questo problema? Si può risolvere, questo voglio sapere. Rispondi, si può risolvere? Si risolve, se non si può rispondere... Allora, posso fumare sigarette? No. Venuto qua perché mio cugino ha un grave problema. Mio cugino non può lavorare più. Chi l'ha curato? Ospedale, no? Portato all'ospedale e curato. Ma come ha fatto a farsi curare visto che non aveva il permesso di soggiorno? Permesso lui stava facendo, allora il padrone ha dato permesso mio. Semplice, non si discute, va. Solo che dopo un mese la polizia ha scoperto questo trucco. E allora mandato via lui, Tunisia. Quindi tutto risolto? Non risolto, perché lui è tornato adesso. Perché lui in Tunisia ha nessuno, non ha più nessuno, da solo vive. Allora è tornato qua da me, unico parente. Ma io non posso aiutare. Dillo a tutto il mondo, io non posso aiutare. Voi dovete aiutare, no? Come facciamo ad aiutarlo? Voi dovete dare assistenza. Io chiedo assistenza a mio cugino, per favore. Aiutare. Posso fumare? No, non può fumare. Suo cugino è un clandestino. Fammi fumare sigaretta. Non può fumare la sigaretta. Mi ascolti, suo cugino è un clandestino e non può avere diritti. Non ha diritti in Italia. Noi abbiamo lavorato regolarmente, mio cugino stava facendo permesso di soggiorno. Stava lì, clandestino. Che cos'è clandestino? Ha lavorato 2 anni, senza niente, senza contributi, senza niente. Allora, clandestino. Un clandestino non mangia secondo voi, eh? Quando lavoro, buono lavoro, però dopo quando diritto, niente. Allora, un clandestino, che vuol dire clandestino? Perché questa cosa clandestino? Lui ha lavorato a diritto, basta. Lo dico a loro, dico ho lavorato a diritto, dovete aiutare voi.
Io questo chiedo, non chiedo altro. Noi in fabbrica, ho già detto, lavoravamo in fabbrica, fabbrica di giocattoli. Io parlo a voi, voi dentro quella scatoletta, che volete da clandestino? Mio cugino ha lavorato, se ha lavorato ha diritto. Non c'è, che cos'è clandestino? Un clandestino non mangia forse? Un clandestino se tutto agli mano non esce sangue. Allora, clandestino, cos'è clandestino? Ma che cos'è clandestino? Che cos'è? Non è una persona come me, no? Ha lavorato, ha fatto un lavoro, ha guadagnato soldi, ha prodotto qualcosa che gente usa. Se uno fa casa, tu abiti in quella casa, non vedi se l'ha fatto clandestino. Se tu raccogli pomodoro, mangi pomodoro, non chiedi clandestino pomodoro, no, mangi. Allora, che vuol dire clandestino? Lui adesso ha lavorato, non può lavorare, ha bisogno di assistenza. Io dico a voi, voi che ascoltate là, ricordatevi, ricordatevi che poi pure voi diventate polvere. Polvere, tutta merda, non vi serve niente di tutto quello che guadagnate. Quindi che ci fare con macchine in più, grossa macchina in più, casa grossa, tre case in più? Non vi serve niente, niente, niente. La stessa persona, guarda, carne, carne, stessa carne. Dammi sigaretta, dai. Vediamo che cosa possiamo fare.